Colpo di scena, ragazzi, ma Gunther Steiner è l'unico che si è accorto che noi siamo arrivati a punti. Bene, sono contento. Salve a tutti, cari miei, ben ritrovati qui nella seconda puntata, secondo capitolo, penso, di Breaking Point. Una serie che vi è piaciuta, sono contento di aver letto un sacco di commenti positivi, ma ci sono anche alcuni commenti un po' negativi. Io l'ho paragonata subito, vabbè, a Cars, che però è bellissimo, e a Drive to Survive, che io ho smesso di guardare dalla prima stagione, ora sono uscite 3 stagioni, io dopo la prima stagione ho detto che è troppo romanzata, non è proprio così che funziona. Soprattutto adesso fatemi dire una cosa velocissima. Siamo in As e il nostro rivale è in Williams. Chi cazzo si caga la As e la Williams? E questo è brutto, questo è bruttissimo, credetemi, lo dico dal profondo del cuore, è veramente bruttissimo dirlo. Perché io guardo tutti i team, mi interessano tutti i team, ma purtroppo questa è la sacrosanta verità. Almeno nella Formula 1 reale, nessuno si caga quei team, anche se sono pochi, tutti dovrebbero cagarseli. Purtroppo, cagata oggi è il termine del giorno. Tra l'altro, c'è un easter egg in basso a sinistra, vedete, tra le finestre c'è la mail e c'è l'icona di Formula 1 2020, se sono sicuro che sia quello. Magari quando arriveremo sul 2021 cambieranno le cose. Comunque questo, ragazzi, volevo dirvi in realtà, ed è una cosa un po' brutta, ecco. Poi soprattutto la difficoltà è 90, perché puoi mettere facile, normale, difficile, e sicuramente tutto è scriptato, questo è poco ma sicuro. Comunque dobbiamo goderci la storia. E mi fa piacere vedere che Aiden Jackson è un tipo molto vecchia scuola. È lo stesso anche Devon Butler. Queste cose molto probabilmente una volta accadevano, una volta si dicevano, adesso non è proprio più così, ecco, insomma, adesso c'è troppa diplomazia. E quindi da un certo punto di vista è anche bello leggere, sentire questi discorsi, queste cose qui che accadono. Poi abbiamo un team principal come Gunther Steiner che le cose ce le dice in faccia. Infatti mi fa: non dimentichiamoci che siamo una squadra, ok? E fino ad ora è stato anche abbastanza buono. Però vediamo cosa succederà. Andiamo avanti, quindi avanza e andiamo con prossimo capitolo. Gran Premio della Cina, un mese dopo. Già un mese dopo, cioè solo, cioè non solo, già un mese dopo? Va bene. La gara continua qui in Cina. Sembra che questo sia diventato il tracciato preferito per il debuttante. Alex Albon, ricorderete, fece una gara magistrale l'anno scorso e sembra che Aiden Jackson sia intento a continuare la tradizione. Esatto, questo giovane pilota dimostra delle abilità promettenti. Ed eccolo lì, Ackerman, che si avvicina al suo compagno. Chissà cosa succederà adesso. Nel paddock non si fa altro che parlare di loro due. Oh, Ackerman ci prova! No! Ha colpito il suo compagno! Incredibile! Ma cosa? Casper, ma che? Ora non ci resta che vedere come farà Jackson a recuperare. Aiden, mantieni la calma, concentrati. Quel contatto ha di certo compromesso la gara di Jackson. In questi casi Jackson non brilla particolarmente, sarà difficile. L'auto sta bene, Aiden. Vedi se riesci a riprendere qualche posizione. Cosa cavolo è successo? Puoi recuperare, Aiden. Non va bene. Non va affatto bene. Ah, ma cattivissimo, ragazzi. Cattivissimo, ma soprattutto. Eccoci qui. So che ad alcuni di voi non piace Ah, vedete, scusate un attimo, ma continua a cambiarmi i tasti ogni volta che riavvio il gioco. Oh, ho fatto. Bene, 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 bene. Non so perché, ma lo fa spesso. Quindi, Ackerman ci ha dato una piccola botta, soprattutto è entrato all'ultimo, quindi da kamikaze. E questo sicuramente non fa bene. Poi dobbiamo sempre adattarci perché ci buttano in pista Distacco dal dal tuo nulla. compagno avanti a te è 7 secondi, 7,5 bene. secondi. So che a molti questa visuale magari non piace, però è per differenziare e rendere un po' tutto difficile perché non sono abituato a questa visuale. È reale, siamo in prima persona, stiamo proprio combattendo con un pilota che ha uno storytelling, oltre le nostre che creiamo con Titiro, Jules, eccetera. E sinceramente mi va di provarla così. Poi da dentro si sente bene. Forse un po' basso,
ma si sente comunque bene. Poi comunque con scusate, Norris sta andando forte. Quindi Lask lotta per la zona punti, queste cose qua, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, che siamo in orbita a Ferrari se andiamo e se siamo in Haas, ma io in realtà l'ho presa perché nel 2021 dovrebbe fare schifo questa vettura. 1,5 secondi. Ok, ora basta, andiamo. Ora possiamo spingere. Spingi, spingi. Mamma mia, quanto va forte sul dritto la McLaren. Bello. Bella mossa, ben fatto. Ok. Andiamo a prendere anche Carlos. No, Carlos e Ocon con record. Mi sono messo a ridere, ragazzi, perché ho fatto il record sul giro. Ovviamente abbiamo fatto un ottimo T3. Ho sfruttato tutta la scia di Landigno. Ocon è davanti a te. Distacco dall'auto davanti. 0,9 secondi. Monta gomme medie e nuove. Le sue gomme sono state montate 3 giri fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto 37,9. Okay. Guadagni 2 secondi a giro. Mamma mia, quanto veloci, ragazzi. Quanto siamo più veloci. Comunque questa visuale qua è bellissima, Questa visuale qua è veramente bella. 4-2 da Ackermann. 4-2. Stiamo arrivando. C'è un doppiato di mezzo, c'è Giovi. Si rischia. Lo so che il palo in mezzo, ragazzi, non è bello, ma che dobbiamo fare, raga? Che dobbiamo fare? È così che funziona. Guardiamoci la storia. Questo traverso. Il Giovi che si sposta in maniera pulita. Guardiamoci queste cose. 35,9, ancora molto vicini. Stai staccando la vettura che ti segue. Guadagni un secondo a giro. Continua così. Sono praticamente arrivati con Gasly addirittura a 19esimo doppiato. Mi sembra un po' esagerato adesso. Gasly si leva. Arriveremo in zona DRS. Fucsia nel T1. Lungo. Mannaggia! Lunghissimo. Prossimo giro, siamo vicino al nostro compagno. Qua siamo quasi in zona DRS. Presa raggiunta, ragazzi. Oggi, ragazzi, vi ricordo che saremo in live, sarò in live circa dalle 6.40, 6.50, di solito sono in live alle 8, ma questi ultimi giorni sto facendo un po' di... fatica, cose... Dive bomb. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Quindi vi aspetto, perché abbiamo Baku da fare. 35,5, altro giro record. Sì, con l'AS. Soprattutto siamo arrivati ai piedi del nostro compagno di squadra. Ackermann può avercela con noi, ma se è un pilota esperto sa che non è stata colpa nostra, ma colpa del pollo di Butler. Bastava rivedere le immagini, caro mio, e fare un briefing con il nostro team. Senza pietà, ti supero così. E adesso andiamo fino in fondo.
Adesso sei nella top 10, continua così. Ok, il distacco è 2,9 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Inarrestabile questo Jackson. Il nuovo miglior tempo della gara. Cazzo, c'è Butler. Non sapevo che ci fosse Butler. Non ci ho mica fatto caso. Vabbè che un po' difficile andare a prendere pure lui. Butler con la Williams in P8. Con la Williams dell'anno scorso. Ok. Davanti ad Albon. Ok. Mancava poco, ragazzi, per Butler. Non so se dovevamo prendere anche lui o meno. Non credo, però. Anzi, sinceramente credo che sia andata abbastanza bene. Vediamo. Beh, siamo davvero sorpresi. Per la seconda volta i piloti della Haas si sono scontrati. Appena finisce la gara, i piloti della Haas si sono scontrati. A malapena riescono a parlarsi. Vabbè, dai. Poteva essere evitato, Luca. Esatto. Sì, però sembra che Ackerman volesse dimostrare qualcosa. Non ha lasciato spazio a Jackson. Forse ci aspetterà qualche altra sorpresa. Speriamo di no. Ed è tutto dalla Cina per oggi. Ci vediamo alla prossima. Secondo me, invece, speriamo. Invece, secondo me, succederà qualcosa. I piloti si avvicinano al Succederà qualcosa, secondo me, invece. Vediamo un po'. Intanto, un altro punticino l'abbiamo portato a casa. Dunque, abbiamo fatto 9° e 10° posto. Casper, cos'è stato quello? Mi hai quasi eliminato dalla gara. Così potevamo finire entrambi contro la barriera. Casper, andiamo, amico. Devo telefonare. Casper! Ackerman! Ehi, venite a vedere il dinamico duo. Stanno litigando ancora. No, piantala. Non hai niente di meglio da fare. Per ora, no. E perché dovrei perdermi tutto questo? Voi due mi sembrate due personaggi in una brutta sitcom. Volevano firmasse Ricciardo al posto tuo. Chiedi in giro. Ma che dici? Il paddock parla. E anche Ackerman. Già,
Avresti dovuto sentirlo. Avrebbe potuto parlare con chiunque. Ma sicuramente non voleva uno come te. Volevano Ricciardo? Ho sentito. Non voleva fare il babysitter. Sì, ha detto così. Lo sanno tutti. Non hai visto in che modo ti guarda la gente? Ci dispiace per te, amico. Non hai speranze con lui. Lo vuoi un consiglio? Provagli che sbaglia. Su con la vita. Ho capito chi è il nostro personaggio. È il protagonista di Atypical. Non mi ricordo adesso come si chiama, ma è il protagonista di Atypical. Serie su Netflix che c'è. Beh, insomma, la tensione continua in casa Haas. Gli animi sembrano logorarsi sempre di più. Oh, mamma. Ehi, ma. Ciao, amore. Ho visto la gara, pensavo di chiamarti. Fatto bene. Perché? Per dirti ben fatto, come sempre. In che senso? Oh, ok. In che senso? Ho visto cos'è successo con Casper. Non ci credo che non è stato penalizzato. Tu stai bene? No, nah, non vengono penalizzati tra Casper, compagni di squadra, più o meno. Niente, non mi parla. Allora continua a provarci, no? Chiarisci, è molto importante. Ricorda cosa diceva sempre la nonna. Le battaglie che non puoi vincere sono quelle che combatti con più tenacia. Non so se abbia molto senso questa cosa. Tu continua a provare, non rassegnarti. Chiamami dopo, ok? Certo. C'è molta psicologia in ciò, perché noi siamo i piccolini, no? Dunque, in qualche modo dobbiamo farci rispettare, ma ci stiamo facendo rispettare in pista. Ora, ciò che chi ci ha mancato di rispetto è stato proprio Ackerman, questo è poco ma sicuro. Però noi abbiamo fatto il nostro, siamo andati a chiedere spiegazioni al buon Ackerman, ma le cose non sono andate per il verso giusto, nonostante tutto. Quindi peccato questa cosa qua, veramente un gran peccato, ma ci fa capire che lui sta soffrendo qualcosa, lui ci sente. Poi volevano Ricciardo, la Asa ha soldi per prendersi Ricciardo, sono contento. Vedo vedere Jackson prendersi un po' di punti anche dopo la toccatina con Ackerman. Vediamo un po' quelli che ci... Il duo di Haas non ce la fa proprio. Bello. Poi c'è quello là che non sa scrivere. Haas uguale autoscontro, Tommy hai ragione. Addio livrea rosa, bye Racing Point, lo Aston Martin. Questo mi sa, ragazzi, che... Cos'è, è arrivato l'annuncio o perché ci sposteremo sul 2021? Jackson non era visibilmente turbato dopo quella deviazione. Wow, Stroll ha fatto centro, Aston Martin è tornata. Cosa cambierà per il monoposto? Ah, ok, bene, sono contento. Vediamo un po' cosa dicono Saski Ristorante. Allora, c'è una lista di cose che vorrei ricordarti. Ristorante confermato per stasera. Grazie. Il compleanno di tua madre la settimana prossima. E... Ah, mi avevi chiesto di ricordarti, infatti. Cole Imperi continua a contattarmi, vuole intervistarti per il Trackside, non so cosa vuoi. Quindi lo sto ignorando, fammi sapere, ok, perfetto. Una dritta per il briefing, ti volevo informare che il meeting post-gara è oggi stato spostato di 20 minuti, così potrai rilassarti un po'. Inoltre, quella spinterella tra te e Casper mi ha fatto preoccupare molta gente. Credo che Gunther non sia contento affatto, preparati una bella strigliata. Da parte nostra, da parte mia, che cazzo ho fatto, mo? Te ne ho già parlato, ma devi iniziare a giocare di squadra. La posta è troppo alta, non possiamo mandare tutte ma allora per voi due. Ragazzi, io che cosa ho fatto? Io non ho parole. Non ho parole, ma è già finito il capitolo? È già finito il capitolo? È già finito il capitolo? Pazzesco! Pazzesco! Quindi ragazzi, io direi di non andare troppo avanti, ma direi di andare direttamente alla prossima puntata, che vedrete tra 2 giorni. Wow! So che potrei farlo anche di fila, però preferisco fare 8 capitoli, dato che sono 8, senza spoilerar troppo dall'intro. Dal titolo, scusate. Mi dispiace, però è già finita. Va bene, ok, abbiamo guidato poco e niente. Però è durata veramente poco questa roba. Pochissimo. Va bene, spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Ci vediamo con il capitolo 3 tra pochissimo. Ciao!